Franco Zabagli lavora presso il Gabinetto Viesseux di Firenze, un'istituzione che conserva un patrimonio straordinario di libri e di carte relativa alla cultura italiana dell'Ottocento e del Novecento. Anche l'archivio dei manoscritti di Pierpaolo Pasolini è conservato al Viesseux e Franco Zabagli ne è stato il responsabile scientifico per diversi anni, curandone il primo catalogo complessivo. Questa esperienza gli ha consentito di conoscere in modo particolarmente ravvicinato i testi di Pasolini e di scrivere su di lui vari saggi e di curare, insieme a Walter Siti, i due tomi della collezione dei Meridiani Mondadori dedicati al suo cinema. Franco Zabagli. Si dice spesso che Pasolini, con la sua sensibilità di poeta, ha saputo prevedere e interpretare il cambiamento della società italiana. E possiamo dire anche dell'intera civiltà occidentale, molto prima e con molta maggior lucidità dei politici e dei sociologi. Può spiegarci meglio questa sua attitudine che lo fa quasi considerare una specie di profeta? Eh sì, è vero, la parola profeta Pasolini la usa abbastanza spesso anche a proposito di se stesso e la contiguità fra poesia e profezia non è qualcosa di così poi esoterico o stravagante. Dante stesso nella Divina Commedia, poeta di cui ovviamente conosciamo benissimo la passione civile e politica per le vicende del suo tempo, molto spesso ha assunto da poeta una attitudine profetica nello scagliare condanne future verso l'attitudine morale dei propri contemporanei, nel giudicare con una severità morale profonda il comportamento delle corruzioni o comunque quelle direzioni verso le quali andava la società del suo tempo e verso la quale lui non aveva condivisione. Pasolini è stato un testimone attentissimo dei fenomeni sociali e della realtà italiana. Ha attraversato delle fasi storiche e politiche che dal fascismo, Pasolini nasce lo stesso anno in cui Mussolini fece la marcia su Roma, per cui ce lo ritroviamo attivo fino al 1975, quindi assolutamente alle soglie della nostra modernità. E quindi si può ben capire quanto lui, dal 22, l'anno in cui nasce, al 75, quante profonde trasformazioni abbia veduto intorno a sé. Ecco. E Pasolini aderisce fortemente a un'identità dell'Italia, pur attraverso appunto le ideologie, l'ideologia, soprattutto l'ideologia marxista che lui a un certo punto abbraccia nel dopoguerra soprattutto, comincia a intravedere un progresso del popolo italiano che in realtà non sarà quello che le convergenze sociali e storiche che si svilupperanno in seguito determineranno. Da un certo punto in poi Pasolini si accorge che l'Italia va in una direzione che lui non condivide, perché l'Italia sta perdendo attraverso una falsa idea di progresso le proprie radici, le proprie identità. E allora quelle che soprattutto negli anni del boom economico sembravano i segnali di una modernità che avrebbe liberato e sottratto il popolo italiano, diciamo così, nelle sue fasce sociali più umili, da una condizione di servitù, di umiliazione, in realtà erano i segni di un falso progresso, i segni di un falso progresso perché sostituivano con un benessere fittizio e legato solo alla logica del profitto, quelli che erano i retaggi di una cultura millenaria che fino a quel momento erano riusciti a sussistere. Pasolini sembra il solo che
mentre stanno accadendo queste trasformazioni, sembra accorgersi della profondità e della radicalità di questo fenomeno. Bisognerà arrivare agli anni 70 perché anche altri, più o meno così, in convergenza con quello che lui diceva, si rendano conto di quanto profondo è stato questo cambiamento. Pasolini di tutto questo si comincia a rendere conto fin dai primissimi anni 60, ecco. E questo atteggiamento critico, appunto, di profeta e di fustigatore di questo falso progresso diventerà un atteggiamento che progressivamente si radicalizzerà fino agli ultimissimi anni gli ultimissimi anni della sua vita. L'anno prossimo saranno 40 anni dalla morte di Pasolini. Le sue idee, le polemiche, che soprattutto negli ultimi anni l'hanno visto così in contrasto con le trasformazioni che l'Italia stava attraversando, hanno ancora una loro attualità? Possono servire tutt'oggi a capire il presente che stiamo vivendo? Questo me lo domando spesso anch'io. Certamente, delle cose che Pasolini considerava assolutamente inaccettabili ormai sono state, come si dice, metabolizzate, assorbite, assunte anche dalle persone che più possono essere, come dire, in sintonia con il sentire di Pasolini. Non so, faccio un esempio, la televisione. Pasolini trovava insostenibile la televisione fin dall'epoca in cui, fin dai primordi di questo mezzo, di questo mezzo di comunicazione. Per cui già nei primi anni 60 Pasolini si rendeva conto che la televisione avrebbe modificato profondamente il modo di sentire delle persone, ecco, la percezione della realtà. Una televisione che all'epoca contava un solo canale, quindi possiamo renderci conto di che cosa avrebbe potuto. Pasolini muore pochissimo prima della liberalizzazione dell'etere, diciamo così, e quindi molto prima della metastasi, della diffusione delle televisioni private, eccetera. Per cui, per un personaggio per il quale poteva sembrare insostenibile già l'apporto e la modificazione culturale provocata da un unico o al massimo due canali televisivi, possiamo immaginare che cosa avrebbe potuto pensare dell'età berlusconiana. Per cui io credo che senz'altro le sue idee costituiscano una forma di orientamento importante per cercare di cautelarsi rispetto alla nostra disposizione quasi onnivora di fronte a tutto quello che ci viene proposto. Certamente il radicalismo con cui Pasolini negli ultimi anni combatteva le trasformazioni sociali. Se lo leggiamo negli articoli che lui scriveva a suo tempo nel Corriere della Sera, raccolti poi nel volume Gli scritti corsari, le lettere luterane, ha una componente drammatica estremamente forte e che noi siamo per forza di cose costretti in qualche maniera a rimuovere, ma costituiscono certamente degli elementi di riflessione critica che conviene tenere ben presenti. L'ideologia di Pasolini è stata spesso considerata come contraddittoria, come un singolare intreccio di pensiero marxista e di letargi cristiani ed evangelici. Come potevano conciliarsi nella sua figura due elementi così diversi? Diciamo che non è detto nemmeno che si conciliassero, perché in qualche misura Pasolini ha sempre sostenuto che la contraddizione era il suo modo d'essere, insomma, ecco, e il fatto di avere in sé delle componenti anche di carattere appunto ideologico, culturale, perché no, appunto spirituale, che non necessariamente fossero così in totale armonia, ecco. Pasolini
è certamente un intellettuale che ha un'attenzione politica verso la realtà, ma questa attenzione politica si unisce fortemente anche a un'attenzione religiosa verso la realtà e verso l'umanità. Cioè c'è una forma di amore verso la realtà e verso gli esseri umani che non può essere, come dire, spiegato totalmente attraverso il linguaggio ideologico, in qualche modo. In Pasolini, che pure non si dichiarava non credente, ma come ben sappiamo dai film che ha fatto, dai testi che ha scritto, sappiamo benissimo essere una persona che ha continuamente lambito, toccato e tematiche di tipo cristiano e religioso. Basti ricordare il Vangelo secondo Matteo e tantissime altre cose, tanti testi poetici e altri film, un film intimamente religioso come Teorema. Divagando, si può dire che anche da un punto di vista dell'attenzione critica, molto spesso Pasolini ha avuto più facilmente dei riconoscimenti da parte della critica cattolica piuttosto che da parte della critica marxista ortodossa per certi aspetti. Ricorderò, so, il Vangelo secondo Matteo è dedicato alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII. Quindi, per cui, insomma, ci sono moltissimi aspetti che Pasolini recupera dall'identità cristiana e cattolica italiana, ecco. E, il marxismo è certamente l'ideologia che lui assume perché comunque è dalla parte del popolo, è antifascista, approva la resistenza, il fratello è un martire della resistenza. Però con il Partito Comunista il suo rapporto è sempre stato fortemente contrastato, sia per la sua omosessualità, sia appunto anche per questi aspetti culturali legati appunto alla tradizione cattolica che il Partito Comunista, diciamo, dell'epoca di Togliatti non era particolarmente ben predisposto a, come dire, a recepire, ecco. Una domanda che potrebbe essere personale. Io sono una ragazza di 28 anni e volevo chiederle, nella sua esperienza, la mia generazione, può interessarsi ancora a Pasolini e qual è il metodo che potrebbe essere giusto per approcciarsi ad un autore del genere? Dunque, sai, la conoscenza con un autore avviene a volte nelle maniere meno così, meno prevedibili e spesso casualmente. Però, diciamo, le giovani generazioni adesso sono molto legate alla comunicazione visiva, prima ancora che a quella propriamente scritta, letteraria. Pasolini anche in questo è stato un grandissimo precursore, perché pur partendo da una formazione letteraria estremamente rigorosa e raffinata, a un certo punto lui approda al linguaggio cinematografico. Per cui Pasolini, e quando Pasolini si mette a fare il cinema, si mette a fare un cinema che è assolutamente in continuità con quello che è il suo lavoro letterario. E quando appunto dal 1960 con Accattone e poi tutti i film successivi si comincerà a esprimere attraverso le immagini, comincia a definirsi in lui quello che è come dire, quello che oggi chiameremo un artista multimediale. Ecco, Pasolini lo è stato in un'epoca molto anteriore rispetto a quando questo aggettivo poteva ancora essere stato concepito. Per cui direi che il cinema, perché no, è una maniera
è una maniera, non che il suo cinema sia, come dire, facile, ecco, però certamente attraverso la forza dell'immagine probabilmente è un modo più immediato per potersi poi spingere verso verso i suoi testi letterari. Molto spesso lui, un'altra cosa interessante da parte di Pasolini, per esempio, è che quando lui scriveva le sceneggiature dei propri film, lui le concepiva non solo come, diciamo, testi funzionali alla realizzazione del film, ma li concepiva come testi letterari che già di per sé avevano una loro compiutezza, d'accordo? Per cui c'è una modernità, ecco, in Pasolini che sicuramente può essere in sintonia anche con quello che è la sensibilità estetica dei giovani che abbiano, dei giovani che, come te, o che della tua generazione, abbiano interesse appunto per l'espressione artistica in un senso generale e ampio, insomma, ecco. E anche e soprattutto con quest'idea che l'espressione visiva, cinematografica o come sia, ha una sua immediatezza ormai che è stata così, che ha certamente superato la parola letteraria, ecco. Possiamo dire che i poveri, gli umili, le persone che stentano a vedere riconosciuta la propria dignità, costituivano in qualche modo l'oggetto principale di interesse per Pasolini? Assolutamente, assolutamente sì. Ho detto prima che c'era quella sua disposizione religiosa verso la realtà e verso l'umano, è proprio catalizzata dagli umili. Ecco, Pasolini si forma umanamente e intellettualmente nel Friuli contadino degli anni 40, diciamo così, anche prima certamente aveva contatto, anche perché tramite la madre poi era questa come dire, il retroterra sociologico principale per lui. Per cui sviluppa una dimensione proprio di un'attitudine di affezione legata all'eros, alla cultura, alla spiritualità, all'ideologia, verso le componenti sociali più umili. E quello che si diceva precedentemente riguardo al cambiamento che queste fasce sociali hanno via via subito con le trasformazioni dell'Italia, della società occidentale, hanno fatto sì che poi Pasolini spostasse via via, con la fine della civiltà contadina, così come lui l'aveva conosciuta e amata, verso il sottoproletariato romano, cioè quindi questa nuova realtà di poveri che si era venuta creando intorno come nelle attuali favelas sudamericane, per esempio, intorno alla Roma del dopoguerra, in cui queste fasce di emigrazione proveniente dal sud o dalle zone limitrofe di Roma avevano creato questa cerchia di appunto sottoproletariato. Categoria del sottoproletariato che il canone marxista non prevedeva nemmeno di prendere in considerazione, era quello che Marx chiamava il lumpen proletariat, cioè il proletariato degli straccioni, quello ancora lontano da una coscienza della propria condizione e per cui per certi aspetti inutilizzabile da un punto di vista della rivincita sociale che il marxismo doveva sollecitare in queste popolazioni. Laddove invece era proprio questa la fascia sociale che a Pasolini interessava. Perché, legandosi sempre al discorso che si parlava prima come dire, della spiritualità pasoliniana, era questa sua attitudine a riconoscere un fondamento in qualche maniera divino nell'umile, ecco. Accattone, il film Accattone, che è la storia di un delinquentello di periferia che non riesce che fa anche cose, ruba la catenina del proprio figlioletto per avere dei soldi, si innamora,
oscuramente di una ragazza innocente, ma non resiste poi alla tentazione di mandarli, farla prostituire per ricavarci dei soldi, eccetera, ma che però poi in punto di morte in qualche maniera presente forse così, una verità spirituale che lo trascende. Ecco, questo è il modo con cui Pasolini sente gli umili. Questi umili che via via si trasformano attraverso l'evoluzione della società e che in Italia, a partire dagli anni 60, non sono più quelli che lui aveva amato. E allora Pasolini, a partire dagli anni 60 e poi negli anni 70, cosa fa? Va nel terzo mondo e quindi comincia la sua esplorazione di questa. Di questi mondi, di questi popoli, l'Eritrea, il Golfo Persico, l'Asia, tutte quelle realtà antropologiche proprio. Comincia proprio anche una nuova, un nuovo interesse veramente verso gli studi antropologici che lui con la sua attitudine così onnivora verso la cultura fa rientrare nella propria attività di poeta, di cineasta e attraverso film per esempio come Il fiore delle mille e una notte che da alcuni è stato addirittura considerato un film arabo per certi aspetti ed è vero insomma. Parole di Pasolini, dice: la morte non è nel non poter comunicare, ma nel non essere più compresi. Nel non poter più Più essere essere compresi. compresi. Sì. Quanto Pasolini è stato compreso nella sua nei suoi anni e quanto oggi Pasolini può essere compreso. Ma questi versi sono dei versi estremamente importanti, sono il cuore centrale di una delle sue composizioni poetiche che secondo me è una delle sue composizioni poetiche più belle. È il poemetto che si intitola Una disperata vitalità e lui dice questa frase, cioè la morte non è Nel non poter comunicare. nel non poter, ma nel non poter più essere compresi. Lui dice questa frase in questa poesia descrivendo se stesso mentre sta rientrando da Fiumicino e sta guidando l'automobile e lungo la superstrada tra Fiumicino e Roma vede un vecchio palazzotto che evidentemente era sintomatico di una economia tardo-feudale dell'amministrazione dell'agro intorno a Roma e che nelle modificazioni del paesaggio, che quel paesaggio aveva già, siamo negli primi anni 60, aveva già subito, quindi l'aeroporto, la superstrada, eccetera, non si capisce più che cosa voglia dire. Cioè, lui dice questo palazzotto, lui lo chiama questo bestione papalino, cioè sintomatico appunto di quella che era l'amministrazione dello Stato della Chiesa su quelle campagne, sta per non poter più essere compreso. Ecco. Allora lui, di fronte a questo edificio, stabilisce un'analogia sul fatto che lui stesso si sente come una persona che sta per non poter più essere compresi. Cioè, lui descrive come dire, l'arrivo della modernità così repentino, così immediato negli anni del boom economico, con la costruzione nel giro brevissimo di anni di nuove collegamenti autostradali, gli aeroplani che solcano il cielo e tutte quelle che sono poi le caratteristiche che si sono progressivamente nel tempo hanno profondamente alterato e modificato in senso moderno appunto il paesaggio italiano, hanno fatto sì che quelle cose, quegli elementi del paesaggio che costituivano appunto l'identità precedente, quella della civiltà contadina, del mondo dell'Italia così come si era preservata perlomeno fino alla prima, perlomeno fino agli anni 50, appunto sta per non essere
per non poter più essere compresi. Ecco, lui, Pasolini, definisce questa cosa come la prima idea vera della morte per lui, diciamo. Ecco, è come appunto, e diciamo, questi versi che lui scrive in questo fermento sono quasi contemporanei a quelli che ricordavo precedentemente, appunto, io sono una forza del passato, solo nella tradizione, il mio amore, vengo dai borghi sull'Appennino, eccetera. Cioè, Pasolini in sostanza non ha rifiutato radicalmente la modernità nel modo in cui si è espressa e manifestata e attuata sul piano dell'evoluzione sociale, dell'economia, della ridefinizione del paesaggio, dell'idea di benessere, ecco, che era legata a questa modifica. Per cui comincia, lui negli anni 50, quando scrive Le ceneri di Gramsci, pensa di essere, in qualche modo lui pensava di diventare una specie di Carducci comunista, insomma, no? Cioè farsi cantore in qualche modo del progresso, del proletariato italiano, di quella che sarebbe diventata poi le sorti progressive, in qualche modo, legate all'azione del Partito Comunista. Cioè, continuava ancora a pensare che potesse esserci una forma di progresso che avrebbe lasciato intatte le radici, culturali del popolo italiano. Mentre invece quel progresso che a un certo punto si impone esige come sacrificio in qualche modo il completo abbandono di quella identità che si era preservata intatta nei secoli nel popolo italiano in qualche modo. E questo Pasolini è una cosa di cui ha immediatamente percezione proprio nei primi anni 60, e ne derivano tutta una serie di testi poetici che Una sorta sono di sua questo. ultima profezia, Sì, insomma. forse una delle prime, perché poi è qui che lui veramente comincia a utilizzare il registro della profezia nelle poesie, ecco. Infatti la poesia, il poemetto Una disperata vitalità, che è piuttosto lungo, finisce proprio con una profezia, dove lui descrive quando nell'Italia dei millenni futuri, eccetera. A volte ci sono delle descrizioni di grande suggestione quando lui parla appunto, sempre giro per la Tuscolana come per l'Appia come un cane senza padrone, come ai primi atti della dopostoria. C'è questo neologismo che lui inventa che è bellissimo, la dopostoria. Cioè lui, di fronte a questa modernità, parla proprio di una, come dire, come di un ciclo nemmeno storico, proprio di civiltà che sta per ricominciare da capo, insomma, ecco. E quindi oggi un ragazzo di 18 anni, perché legge Pasolini? Non lo so, non, certamente lo dicevo anche prima questo, cioè c'è un pessimismo nella sua visione che soprattutto negli ultimi anni si è radicalizzato in un modo che non è possibile accettare sicuramente da parte di un giovane, però in certo qual modo la maniera con cui, il modo così originale con il quale lui leggeva la realtà, può costituire sicuramente un modo per un esempio per i giovani, per non cadere nelle trappole dei conformismi, ecco, io direi soprattutto questo. Cioè di cercare fortemente di non dare per scontata nessuna idea preesistente e di cercare intimamente di spiegare le cose che accadono, il mondo, la società, attingendo alla propria autenticità, soprattutto, ecco, direi questo. E quindi in questo modo. E poi soprattutto poi anche Pasolini è veramente sì, un talismano contro i conformismi, ecco.
che oggi possono assai facilmente imporsi attraverso appunto la sistematicità dei media, eccetera. La diversità che mi fece stupendo e colorò di tinte disperate una vita non mia, mi fa ancora sordo ai comuni istinti. Altra frase da commentare, sì. E la diversità che mi fece stupendo, E eccetera. lui combatte, cioè, la sua da sempre, però in questi versi la diversità lo fece stupendo. Stupendo, certo. Da ricordare che nell'aggettivo stupendo c'è la radice in qualche modo attiva e passiva dello stupore, cioè la diversità, la propria diversità personale, che è il modo che garantisce in lui il fatto di dover leggere la realtà in un modo che non è condivisibile, che deve essere per forza il suo, in qualche modo. Pasolini capisce che essendo diverso, e questo è certamente il riferimento principale alla sua omosessualità, ma non solo, è il fatto che per lui era importante crearsi un punto di vista che non fosse predigerito o prefabbricato da nessun altro, perché se voleva preservare la propria autenticità, la sua autenticità era la sua diversità. E a questa doveva restare in qualche modo fedele. E questa sua diversità è stata la chiave di lettura che gli ha permesso di interpretare la realtà in un modo che è stato soprattutto suo e che gli ha fatto leggere le cose, quello che stava succedendo, la storia del proprio tempo, eccetera, in un modo completamente originale, ecco, e che tuttora continua a essere problematico da un punto di vista delle idee correnti. Un tema che mi sta molto a cuore sono